Allora, continuiamo oggi parlando dell'analisi modale tempo continuo. Questa lezione, un po' più breve e un po' più leggera, ci provo col fatto che mercoledì abbiamo 4 ore a fare, però poi dopo gli argomenti successivi sarà difficile avere una un po' più leggera rispetto all'altra. Allora, che cosa abbiamo visto? Che noi siamo in grado di calcolare la matrice di transizione dello stato se la matrice dinamica è diagonale. In particolare abbiamo visto che elevato da t, facendo riferimento oggi al tempo continuo e la prossima volta al tempo discreto, è uguale a prima t, ho usato la notazione delle trasformazioni di similitudine per dire che l'apice per me è il sistema in cui arrivo con la trasformazione di similitudini. Probabilmente io partirò da una matrice dinamica generica e il mio scopo sarà di arrivare a qualcosa come questa. Perché? Perché so calcolare l'esponente della matrice di transizione dello stato con la matrice dinamica diagonale ed è una matrice diagonale in cui il generico elemento sulla diagonale è esponenziale scalare elevato a lambda con i t. Ora qui, pedice non pedice, non importa perché sono uguali gli autovalori nei sistemi simili. Quindi qui non uso questa simbologia di mettere l'apice che uso sempre. Ok, allora abbiamo visto e lo riscriviamo che l'evoluzione libera in questo caso è un'evoluzione libera anche particolarmente semplice. Cioè l'evoluzione libera è sempre data da questa espressione, x con L di t uguale elevato a t di x in 0, ma in questo caso è un vettore in cui il generico elemento è elevato. Bene, ma questo sembra un po' un controsenso rispetto a quello che io vi ho detto, che nell'evoluzione libera io vedo tutti gli autovalori. Non è vero, io qua ne sto vedendo uno solo. Perché la matrice dinamica, vi ho già detto, è una matrice un po' particolare, perché significa che io ho delle equazioni differenziali che non interagiscono fra di loro. X punto con i è uguale a lambda con i, x con i. Però facciamo attenzione che adesso che abbiamo scoperto che io posso fare una combinazione lineare di elementi dello stato, perché la trasformazione di similitudine è questa, una combinazione lineare di elementi dello stato, può essere che l'accoppiamento è nelle componenti dello stato ed è quello che vedremo. Okay? Quindi il nostro scopo adesso è quello di diagonalizzare per avere un'espressione in cui io sono capace di calcolare la matrice di transizione dello stato, ma non sto perdendo nessuna informazione. Gli accoppiamenti ci sono nelle variabili, nelle z saranno. Va bene? Quindi cosa devo fare? Beh, devo trovare un'opportuna trasformazione ed è quello che faremo adesso. La trasformazione cambia a seconda del tipo di autovalori barra autovettori della mia matrice dinamica. Per cui io ho una certa matrice A, calcolo autovettori e autovettori, in base a quello che esce fuori, applico una trasformazione diversa. La prima cosa che faccio è verifico che gli autovettori siano linearmente indipendenti. Adesso qui però devo subito fermarmi a ragionare. Ma io stamattina ho detto gli autovalori con molteplicità unitaria, adesso parlo di autovettori linearmente indipendenti. Vediamo un attimo come sono legate le cose, rivediamolo perché lo abbiamo visto stamattina, però rivediamo un attimo. Se io ho che per lambda con i la molteplicità algebrica
velocità geometrica, questo significa che è soluzione due volte, allora la dimensione dello spazio nullo associato a dimensione 2. Allora questo significa che esistono due autovettori, che è una base per lo spazio nullo. Quando sono in questa situazione, con la molteplicità algebrica uguale alla molteplicità geometrica, l'autovalore si può anche definire regolare, già in alcuni bitest si chiama regolare, già il fatto che si chiami regolare, non è che l'altro è irregolare, però mi fa capire che mi fa piacere. E in questo caso gli autovettori sono linearmente indipendenti. Ok? Perché? Per questo autovalore. Questo significa che quando io dico autovettore linearmente indipendenti, sto dicendo l'ipotesi che gli autovalori siano regolari, non vuol dire molteplicità unitaria, va bene? È un caso un po' più ampio. Se ce li ho molteplicità unitaria, sono sempre linearmente indipendenti gli autovettori, me lo dice la geometria. Se non sono molteplicità unitaria, devo andare a verificare. Ok? Quindi, se sono tutti quanti regolari e quindi gli autovettori sono linearmente indipendenti, per ora guardo il caso reale, ok? Quindi reali e linearmente indipendenti, allora io costruisco la trasformazione di similitudine con una matrice che battezzo modale, che è data, beh, molto semplice, e vediamo la dimostrazione che la faccio, anche perché la dimostrazione è molto semplice. La matrice modale è una matrice B in cui io ho V1, V1n, ho tutti gli autovettori messi uno a fianco all'altro. Vediamo le dimensioni. Ogni autovettore ha dimensione n, va bene? La matrice dinamica è n per n, quindi l'autovettore ha dimensione n. Sono n, li metto uno a fianco all'altro, sto mettendo n colonne, ognuna di n dimensioni, quindi ho una matrice n per n, va bene, perché questa è la matrice che mi serve per fare la trasformazione di similitudine. Ho cambiato lettera perché seguo un po' la convenzione dei testi, che questa è la P di stamattina, va bene? Quando si usa per l'analisi modale si usa la V perché sono gli autovettori, però è la stessa cosa. A questo punto io, se riesco a dimostrare che porto il mio sistema con questa matrice di trasformazione in un sistema diagonale, significa che io so che esiste questo legame A' uguale a B meno 1 a B, in cui A è la mia matrice, quella che sto studiando, e A' è diagonale, lo dimostriamo adesso. E beh, a questo punto, se io riesco a dimostrare che porto in un sistema diagonale, conosco la matrice di transizione allo stato del sistema diagonale, per cui conosco anche il legame delle matrici di transizione allo stato tra due sistemi simili, e conosco quindi anche quella di partenza. Va bene? Per cui adesso l'unica cosa che ci rimane da fare è vedere se effettivamente questa matrice V diagonalizza il sistema. Bene. E siccome sono due passaggi, lo facciamo, lo tocchiamo con mano. Allora, io che cosa so? Che V sono gli autovettori? Quindi questa è vera per ognuno degli autovettori. Ok? A questo punto, allora guardate, questo qua è un vettore n per 1, no? Perché n per n è n per 1. Quindi questo è n per 1. Cosa faccio? Mi costruisco questa strana matrice in cui faccio A con 1, A con 2, A con n. Guardate, è una matrice perché sto mettendo tutte quante colonne n per 1 una a fianco all'altra. Poi non faccio nient'altro che ognuno di questi sostituisco lambda con 1 b con 1, lambda con n b con n. Non so
sono cambiate le dimensioni, lambda non scalare, dico 1 è sempre il vettore di dimensione n, per cui sto mettendo a fianco le stesse cose. Quindi questa è un'identità, l'ho costruita io. Ok? A questo punto che cosa faccio? Guardate, non faccio nient'altro che sfruttare le proprietà dei prodotti matrici vettori, nel senso che io qui posso dimostrare che non ho fatto nient'altro che riscrivere questa matrice come A moltiplicato B. E analogamente posso facilmente dimostrare che questa è la matrice B che moltiplica la matrice diagonale lambda con 1. Ok? Per questa strana matrice diagonale che decido di chiamare A'. Beh, perché l'ho chiamata A'? Perché banalmente è chiaro che a questo punto A' moltiplico a sinistra di A-1 AB, ho costruito una matrice diagonale che è la matrice dinamica di un sistema simile. Ok? A cosa mi serve tutto questo? Beh, vuol dire che se io so calcolare la matrice di trasformazione allo stato di questa, la sa calcolare anche di questa, e guardate che a questo punto in realtà non devo fare nessun conto, applico direttamente il legame tra le matrici di trasformazione dello stato. E elevato ad AT è uguale V, perché devo moltiplicare per V a sinistra e per V a meno 1 a destra, vabbè, questa è la formula, diciamo, della matrice di trasformazione dello stato, per V a meno 1. Ma che significa? Banalmente chiedo gli autovettori al MATLAB, verifico che siano realmente indipendenti, tra l'altro mi dà già in forma di matrice, lo abbiamo visto quando abbiamo fatto l'introduzione al MATLAB, lo vediamo martedì prossimo, quando io chiedo gli autovalori agli autovettori, lui me li dà già direttamente in colonna, per cui ho già questa matrice qui, allora verifico solo che abbia rango pieno. Se ce la posso fare l'inversa, questa la conosco e conosco quindi la matrice di trasformazione. Ok? Quindi banalmente sono in grado di calcolare la matrice di trasformazione dello stato di qualsiasi matrice dinamica. Siamo nel tempo continuo adesso, vedremo che il tempo di scritto lo vediamo mercoledì prossimo, ma diciamo cambia poco, concettualmente cambia quasi nulla, ma cambia poco solamente da qualche formuletta. Sono in grado di calcolare la matrice di trasformazione dello stato di qualsiasi matrice dinamica a tempo continuo con gli autovettori linearmente indipendenti. Ok? Lo potevo fare col metodo di Sylvester e adesso ho un altro strumento per fare la stessa cosa. Dopodiché, le due frasette degli appunti è quello che vi ho ricordato a inizio lezione. Autovalori distinti sono una garanzia che io ho degli autovettori linearmente indipendenti. Invece, se gli autovettori sono linearmente indipendenti, non significa che gli autovalori siano distinti, perché posso avere la situazione di quelli regolari. Ok? Mettiamoci ora una coppia complessa coniugata, solo una coppia. Compatta, poi vediamo che l'estensione è banale, ma non la facciamo, no? Solamente è veramente banale. Allora, ho questo mio bravo autovalore complesso e so che c'è anche il suo coniugato. Guardate, io qui ho scritto alfa più j omega e poi base il coniugato meno j omega e poi scrivo v è uguale. Un po' infelici U e Z, va bene? Perché li abbiamo usati in altri contesti per altre cose. E allora questo
mi proporrò di cambiarlo. Ok. Nelle prime versioni degli appunti io avevo scritto più o meno ogni volta, cioè mettevo insieme, facevo lambda uguale alfa più o meno g omega e b uguale u più o meno g z. Fate attenzione, quando voi chiedete al programma di calcolo numerico gli autovalori e gli autovettori, non c'è nessun criterio che debba rispettare nel darvi questa lista di autovalori e la lista di autovettori. Se chiedete lo stesso comando di MATLAB vi può dare degli ordini diversi, l'abbiamo visto martedì scorso. Dovete fare attenzione che l'autovalore si accoppia all'autovettore in base al programma, in genere il primo col primo, il secondo col secondo e così via, però non c'è nessun criterio particolare. Per cui se io scrivo più V, l'autovettore uguale U, più o meno GZ, e qua più o meno ho perso informazione. Ok? Non ci sta nessun criterio. Ok. Allora, io ho tutti gli autovettori linearmente indipendenti e una coppia complessa coniugata. Come costruisco la matrice modale? La costruisco in questo modo. Ci metto gli autovettori linearmente indipendenti associati agli autovalori reali, così tu. Poi prendo parte reale e parte immaginaria di uno dei due autovettori complessi. Ok? Perché metto prima questi e poi questi? Arbitrario, non cambia nulla. Facciamo questa dimostrazione: se avessimo scelto di mettere prima questo e poi questo, cambiavano i conti ma non i risultati, così come se mettiamo casualmente la U e la Z in mezzo agli altri. Faccio solo una sciocchezza perché mi viene più complesso dal punto di vista della notazione, però l'ordine degli autovettori è assolutamente arbitrario e del resto è coerente col fatto che anche, diciamo, non mi sto preoccupando neanche di come mi arrivano dal programma, l'ordine è arbitrario, basta che io accoppio bene autovettori e autovalori. Quello ovviamente non è arbitrario perché mi è servito nella dimostrazione. Ok, so che vale, e vale anche nel complesso, che A V con I uguale lambda con I. Questo vale anche per lambda complessi, per autovalori e autovettori complessi. Ok? Allora questo significa che questo I. Cosa vuol dire? Guardate, un'uguaglianza fra due numeri complessi vuol dire che devono essere uguali la parte reale e la parte immaginaria, quindi faccio semplicemente il prodotto e ottengo che A che moltiplico più GZ deve essere uguale a, ho una parte reale e una parte immaginaria e devo uguagliare la parte reale con la parte immaginaria. Ok? E allora questo mi serve. Ok, lì l'ho scritto, riscriviamo perché lo riscriviamo, posso scrivere perché serve. Allora, A U è uguale, questo, ok, lo scriviamo ancora così,
questo punto rifaccio la stessa cosa che ho fatto prima, nel senso che c'è solo una piccola differenza, ma il passaggio iniziale è lo stesso. Metto a sinistra A di con I, A di N meno 2, poi ci metto A U A Z, e a questo punto chi ho a destra? Semplicemente A U e A Z li prendo da lì, e questi sono i soliti lambda con 1 di con 1 lambda N meno 2 di N meno 2. A questo punto A U è alfa U meno omega Z, e a Z è omega U più alfa Z. Ok, questo qui è un'altra volta a V, e c'è poco da fare, non ci sta nulla da... Qua c'è un piccolo ragionamento da fare, nel senso che se io voglio tirarmi a destra una matrice diagonale, che in diagonale non sarà, il meglio che riesco a fare è che questo qua sarà uguale a V che moltiplica lambda con 1 lambda n meno 2 alfa omega meno omega alfa. Non è diagonale, facciamo attenzione, è diagonale a blocchi, ok? Reali, uno per uno sulla diagonale. La coppia complessa coniugata si fa prendere il blocco 2x2. Guardate, alfa omega meno omega alfa è il blocco 2x2 che abbiamo usato questa mattina come matrice dinamica nel caso semplice, perché questo è proprio gli autovalori di questo blocco 2x2 sono gli autovalori complessi da cui siamo partiti. Va bene? Quindi è diagonale a blocchi. So calcolare la matrice di transizione dello stato per diagonale a blocchi. Io stamattina ho detto solo diagonale. Sì, la so calcolare, perché se io applico la definizione mi rendo conto, banalmente, non lo facciamo, che tutti questi zeri non mi danno nessun fastidio, alla fine mi trovo elevato a lambda con 1 t fino a elevato a lambda meno n meno 2 t. E poi qua io mi trovo esponenziale di matrice una coppia complessa che è 2x2, che è quella che abbiamo trovato stamattina. Quindi diagonale a blocchi estende il caso diagonale al blocco 2x2 in questo caso. Va bene? Quindi, diciamo, anche se non facciamo questi conti, concettualmente sono assolutamente identici. Ok? Ok, facciamo un esempio numerico e lo tocchiamo con mano. Ok. Allora, io che cosa ho fatto? Linearmente indipendenti tutti i reali, linearmente indipendenti una coppia complessi, che cosa mi manca di fare? Ditemelo voi, c'è scritto? Va bene, c'è scritto. Quindi se sono complessi, diciamo, distinti, non ci sono problemi, perché voi avete costruito la matrice modale mettendo la parte reale e la parte immaginaria di un vettore complesso, potete intuire che prendete gli altri vettori complessi, mettete la parte reale immaginaria e reale immaginaria. E va bene. Quello che ci manca è il caso un po' più complicato, e ora capiremo perché non lo facciamo. Va bene? Quindi anche questo è un caso che si può risolvere facilmente, lo facciamo numericamente adesso, non dopo. Ah, ricordavo dopo. Allora, questa matrice dinamica gli autovalori non ho bisogno del MATLAB per calcolarli. Perché? Perché comincio a capire che oltre al diagonale c'è anche il diagonale a blocchi che so gestire.
questa è una matrice a blocchi triangolari inferiori, nel senso che se voi guardate i blocchi sulla diagonale, c'è cioè un blocco 1 per 1, un blocco 2 per 2, poi quelli sotto diagonale sono diversi a 0, gli altri sono 0. Quindi l'autovalore è questo, e poi l'autovalore di questo blocco. L'autovalore di quel blocco l'ho già scritto io nella forma alfa omega meno omega alfa, va bene? Per cui, vabbè, me lo faccio dire dal MATLAB, e il MATLAB mi dice che gli autovalori sono meno 4, meno 1, più 2j, meno 1, meno 2j. E qua c'è il fatto che io non scrivo meno 1 più meno 2j, li tengo separati. Uso la parentesi graffa qua, perché questo qui non è un vettore, questo è un insieme, è l'insieme degli autovalori. Ok. Quali sono gli autovettori? Gli autovettori sono quelli, non li riscrivo. L'unica cosa, devo fare attenzione, il MATLAB mi dà un autovettore reale, ed è facilmente accoppiato con meno 4, e poi mi dà un autovettore complesso, il secondo nella lista sarà accoppiato con meno 1 più 2j. Ok? E poi il terzo all'alto. Ora, la matrice modale, come la costruisco? Prima l'autovettore reale, ed è 0, 0, 1. Poi decido quale portarmi avanti con i punti, cioè quale coppia autovalore autovettore portarmi avanti con i punti. Non cambia niente se io decido di prendermi questo autovalore, vuol dire che devo prendere il secondo autovettore nell'ordine in cui me li ha dati. Quindi parte reale, la parte immaginaria, attenzione ai segni perché è un vettore, quindi ogni componente c'è il suo segno, non è che ho più o meno, vuol dire che ho tutti più, in questo caso 0, 1, 0. Ok? Ho costruito la matrice modale. E a rango pieno, sì, per costruzione non lo devo verificare perché diciamo fa parte della dimostrazione. La matrice A primo non la devo neanche calcolare, so già che è questa, perché questa è la matrice modale che diagonalizza in questa forma, in cui io ho l'autovalore, quindi meno 4 che è l'autovalore reale, e poi ho un blocco 2x2 in cui ho alfa, parte reale, quindi è meno 1 alfa, omega, parte immaginaria, che è 2, meno omega. Questo qua è a primo, non la devo, non mi serve neanche calcolarla, è solamente adesso per capire che sta succedendo. Allora, quanto vale elevato ad a primo t? Beh, elevato a primo t, come vi dicevo prima, è uguale, se applico la definizione mi rendo conto che questi blocchi non interagiscono fra di loro, per cui io so che questo è elevato a meno 4t 0 0 0 0, e poi qua ho il blocco 2x2 che è la matrice di transizione dello stato dell'autovalore complesso, l'abbiamo calcolata stamattina, va bene? Ed è quella lì, ho scritto elevata a ht o una lettera qualsiasi, giusto così. E quindi quella è elevata da primo t, quindi la matrice che sto cercando io elevato ad ht è data da v per elevato a primo t, per questa qua, per v a meno 1, e mi fermo qua perché a questo punto devo mettere i numeri e fare queste operazioni, ma V a meno 1 sicuramente viene con numeri diciamo poco gestibili sulla lavagna, ma concettualmente abbiamo capito. Che succede poi? Si accoppia tutto. Qua, facendo questi prodotti, si accoppia tutto. Va bene?
informazione me la danno, ma non fa niente. Diciamo che potenzialmente si accoppia tutto. Quindi elevato a meno 4t ed elevato a meno t coseno di 2t, io me li ritrovo dappertutto. Va bene? E io qua anche mi sono fermato anche sulle slide, perché non ha senso fare questa operazione. Viene un macello poco leggibile, ma abbiamo capito che cosa ci aspettiamo. Va bene? Quindi conviene ricondurci sempre al caso in cui un blocco che non è diagonale, è solo 2x2. Beh, non decidiamo noi, decide il modello matematico, dipende da che cosa esce fuori dal modello matematico. Se gli autovalori complessi sono molteplicità unitaria, ci capitano tutti i blocchi 2x2, e gli autovalori reali hanno i loro blocchetti 1x1. Ok, adesso vi voglio far vedere perché a noi non ci è uscito fuori T. Che cos'è che non ci è uscito fuori? P di T per elevato ad alfa T per il coseno di omega T. Nel discorso che abbiamo fatto fuori, questo modo non è uscito. Ci siamo fermati ad elevato alfa T per il coseno di omega T. Ok? Perché non esce fuori? Beh, non esce fuori perché abbiamo bisogno di competenze di geometria, di calcolo matriciale, che nei primi anni ho anche diciamo, provato a fare, però diciamo, sono un po' troppo onerose dal punto di vista, da vari punti di vista, per cui si perde un po' il concetto. L'ho levato questo, però ho lasciato, voglio cercare un attimo di farvi vedere che succede quando io ho un prima autovettori non linearmente indipendenti, quindi la molteplicità algebrica diversa da quella geometrica, va bene? E poi dopo cerchiamo di capire perché non facciamo il caso più complesso. Allora, guardiamo questa matrice. Allora, quali sono gli autovalori di questa matrice? Domanda banale perché è triangolare superiore, ok? E quindi l'autovalore è chiaramente 2 con molteplicità algebrica pari a 2. Ok. E quali sono gli autovettori? Applichiamo proprio la definizione. Nella definizione io devo mettere il valore di lambda trovato e devo risolvere lambda i meno a moltiplicato lato vettore uguale a 0 e devo trovare qual è lato vettore. Ok? Quindi io so che questo è 2, 0, 0, 2 meno 2, 1, 0, 2 e b uguale a 0. Che vuol dire? Uguale a 0, faccio proprio i passaggi in maniera pedante, vuol dire questo, perché 2 per 1, faccio questa sottrazione, 2 per 2 viene 0, meno 1, 0, 0, quindi ho fatto la sottrazione fra le due matrici, moltiplico per b, e a questo punto mi scrivo b con 1 con 2 uguale 0, 0, devo risolvere questo sistema. Io già so che questa matrice non ha rango pieno, perché? Per costruzione, perché io ci ho messo proprio il lambda che mi ha abbassato il rango, no? E quindi non può avere rango pieno. Risolviamolo. Per risolverlo faccio prima riga
per il vettore e mi viene meno v con 2 uguale a 0, seconda riga mi viene 0 uguale a 0, per cui è sempre soddisfatto. Allora questo significa che l'autovettore associato a lambda è uno solo, e questo autovettore è v è uguale 1, 0. 1 perché ho deciso di prenderlo a norma unitaria, ma qualsiasi numero andava bene, con la seconda componente 0, perché questo è l'unico vincolo che mi è stato dato. Ok? Quindi questo signore qui è un autovalore a molteplicità 2, algebrica, e geometrica 1. E questo cosa significa? Significa che io dovrei introdurre il concetto di autovettore generalizzato, che non voglio introdurre in un corso di teoria di sistema e di teoria di sistemi. Devo estendere il concetto di matrice diagonale in matrice, diciamo, diagonale a blocchi, in cui ogni blocco ha questo nome, si chiama blocco di Jordan, e ha sulla diagonale l'autovalore e uno sopra diagonale. Cosa succede con questa strana matrice di blocco di Jordan? Che se io calcolo la matrice di transizione dello stato, quindi la esponenziale di matrice, che succede? Che, guardate, ho elevato a lambda t sulla diagonale e poi ho t per elevato a lambda t sulla sopra diagonale. Quindi, diciamo, questo modo non è capitato per semplificare il ragionamento, perché sarebbe venuto da un caso per risolvere il quale avremmo avuto bisogno di concetti di geometria che non fanno parte dei normali corsi di analisi. Va bene? Però voglio farvi vedere lo stesso che c'è, non è che, diciamo, non esiste nel spazio di stato, oppure non volevo farlo, mi sono distratto. C'è, non abbiamo le energie in un corso da 9 crediti per fare anche questo concetto. Va bene? L'aggettivo generalizzato vale sia per l'autovettore che per la matrice modale, però non lo facciamo. Potete immaginare che c'è anche col caso complesso, è solamente simbolicamente ancora più complesso, ma concettualmente no. Vabbè, poi c'è anche un altro aspetto: gli algoritmi numerici che portano la forma di Jordan sono numericamente instabili. Ho messo in italico termine instabile. Per esempio, noi avremo problemi numerici in questo corso, vediamo che a volte succedono cose strane che non dipendono dallo strumento di calcolo, ma dipendono da come il problema è, diciamo, definito. Guardate queste due matrici differiscono per un elemento epsilon, va bene? E guardate che questo epsilon, in base al valore dell'epsilon e allo zero macchina, voi chiedete, diciamo, gli autovettori, potete avere una situazione in cui vi dà due autovettori linearmente indipendenti e un'altra in cui vi dà autovettori linearmente dipendenti. Va bene? Con meno 12 vi può succedere questa cosa, ma gli autovalori sono sempre gli stessi perché sono ovviamente sulla diagonale, quindi non è colpa di nessuno, diciamo, ma ci possono essere problemi numerici di questo tipo. Polinomio minimo lo dovreste aver fatto, però possiamo sopravvivere senza. Finiamo, ho detto che oggi, diciamo, oggi pomeriggio siamo un po' più lenti, con un'interpretazione di autovalori e autovettori, giusto per farceli piacere un po' di più. Allora, vediamo un attimo un'interpretazione. Per capire, questa è un'interpretazione geometrica, però è un po' per capire che informazione portano all'interno della matrice gli autovalori e gli autovettori. Se io prendo una qualsiasi matrice
calcolo la sua matrice di transizione dello stato. Ok? Se io prendo questa matrice e la moltiplico per uno dei suoi autovettori, che succede? Proviamo a farlo insieme. Scrivete la definizione dell'esponenziale di matrice e portate e vediamo se riusciamo a portare dentro la sommatoria b con i e vediamo che vi esce fuori. Già sappiamo cosa dobbiamo passare, ecco l'uguaglianza, vediamo se ci riusciamo. Come indice di sommatoria non usate la lettera I ovviamente, perché I in questo caso è un generico. Passaggio, perché questo qua io lo posso scrivere.
A alla K meno 1 per A per B con I per T alla K, no? Mi sono tenuto K meno 1 e mi tengo questo qui per fare cosa? Per vedere che questo qui è uguale a lambda con I, B con I. Va bene? Però poi questo diventa uno scalare, quindi posso continuare a farlo e alla fine scopro che tutto questo qua è proprio lambda alla K per B con I, giusto? Lambda con I alla K. Va bene? Definizione. Stiamo usando solo la definizione di autolore del vettore e la definizione di spensione del vettore. Basta. E quindi questo significa che io alla fine qua ho la sommatoria per K che va da 0 a infinito di lambda con I elevato alla K, T elevato alla K, K fattoriale, e riporto un'altra volta fuori B con I, e questo è elevato a lambda con I T per B con I. Guardate, non è banale, perché è banale, i passaggi che abbiamo fatto sono banali, diciamo. Sembra, sì, un po' di sommatorio, però alla fine sono sempre le stesse cose. Però guardate un attimo da dove sono partito. Io sono partito da una matrice di transizione dello stato. Che vi ho detto io? La matrice di transizione dello stato, il generico elemento contiene potenzialmente la combinazione binaria di tutti quanti i moduli. Tutti gli autovalori sono in ogni singolo elemento della matrice di transizione dello stato. Va bene? E se io faccio un'evoluzione libera, vuol dire che qua ho delle condizioni, un vettore di condizioni iniziali, e nell'evoluzione libera ritrovo questa cosa. Tutti i componenti dell'evoluzione libera possono avere tutti i modi di evoluzione combinati tra di loro. Però se io nello spazio Rn dello stato, come particolare condizione iniziale, prendo una direzione particolare che è quella di un autovettore, guardate, se io prendo un punto casuale mi trovo tutti gli autovalori mischiati tra loro, se io prendo proprio la direzione dell'autovettore ho eccitato solamente l'autovalore corrispondente, come se avessi filtrato tutti gli altri, ok? Solo dalla direzione. Gli autovettori sono delle direzioni, poi il MATLAB ce li dà ortonormali fra di loro, perché si può sempre fare il fatto che abbiamo modulo unitario, però sono delle direzioni. Bene. Preferenziali, eccetera, vabbè, sono direzioni, hanno delle proprietà. Ok, abbiamo visto questa cosa, vediamo un attimo una interpretazione, diciamo, alla luce di questa proprietà che abbiamo appena trovato. Allora, l'evoluzione libera è quella, e quello che vi ho appena detto è scritto qui. Se io considero l'evoluzione libera x con L di T che è elevato ad A T x con 0, se x con 0 è autovettore, quindi se x con 0 è parallelo a un B con I, questo è uguale a elevato a lambda con I T per ovviamente x con 0, cioè per queste condizioni iniziali, che è esattamente quello che abbiamo appena visto, ma solo scritto con x. Va bene? Mettiamoci nel caso semplice di autovettori linearmente indipendenti. Se x con 0 non è parallelo a nessuno di loro, x con 0 può sempre essere scritto come un'opportuna combinazione lineare. Ma allora questo significa che l'evoluzione libera è uguale a elevato ad A T x con 0, cioè elevato ad A T della sommatoria per i che va da 1 a n
guardate, posso portare questo dentro? Sì, lo posso fare. E quindi questo è il trasformatore derivato da 1 a n di alfa con i per elevato ad t di domini. Trasformatore derivato da 1 a n, vabbè, alfa con i, una scalare rimane qua, e questo è quello che abbiamo appena dimostrato, elevato a lambda con i t di con i. Che cosa succede? Succede che praticamente l'evoluzione libera da un punto qualsiasi dello spazio di stato, io la posso sempre vedere come la combinazione di lineare di tutti quanti i modi che io ottengo eccitando l'autovettore e l'autovettore corrispondente. X con 0 lo posso scrivere come un'opportuna combinazione lineare degli autovettori, facendo l'ipotesi che siano realmente indipendenti, quindi siano una base per Rn, quindi evitiamo i casi un po' più complicati, e quindi la sua evoluzione libera è una combinazione lineare con gli stessi coefficienti delle evoluzioni lungo queste direzioni privilegiate. Quindi è vero che ogni componente è generalmente dato dalla combinazione lineare di tutti quanti i loro valori. Si ritrova anche qua. Se poi vado a piare esattamente x con 0 parallelo a un solo autovettore, vuol dire semplicemente che in questa combinazione lineare sono tutti i coefficienti 0 tranne uno con valore 1. Quindi ritrovo questo risultato. Lineare a tutti 0 tranne 1, perché se io ho una base di Rn, gli elementi della base come li rappresento con la sommando lo su se stessi è bassa e tutti gli altri sono nulli. Quindi questo qua è solo un caso particolare. La direzione parallela a Bicone è un caso particolare, questo è il caso più generale. Sì, sì. Puoi vedere la spiegazione di come ha fatto passare da A alla K-1 a poi di che c'è solo lambda I alla K rispetto alla K? Allora, facciamo semplicemente A quadro per V con I, va bene? Bene, A quadro per B con I, A per A, prendo questi due, A per B e lambda I per B con I, inverto perché questo è uno scalare e mi rimane questo, questo lo lascio, lambda con I, moltiplico quadrato, quindi A al quadrato per B con I, lambda I al quadrato per B con I, con la K. Qui c'è esattamente quello che ho scritto, qui per quanto riguarda il primo passaggio, esattamente quello che ho scritto alla lavagna adesso. Facciamo un esempio con due grafici, così chiudiamo con qualche linea colorata e ci diamo appuntamento a martedì prossimo. Allora, matrice dinamica 2x2, triangolare superiore, per cui gli autovalori sono gli elementi sulla diagonale meno 1 e meno 2. Gli autovettori me li faccio dare dal MATLAB, in questo caso sono questi due vettori, 1, 0 e 1, meno 1.
Allora, questo è lo spazio delle fasi. Voi avete tutti quanti gli appunti, cercate di non girare la pagina successiva, cercate un attimo di vedere voi, di indovinare cosa succede. Lo spazio delle fasi è la rappresentazione grafica in cui sugli assi coordinati ci sono gli elementi dello stato, quindi possiamo disegnare 1, 2, 3, ok? In questo caso è planare. X con 1 in ascissa, X con 2 in ordinata, e io lì ho disegnato i due autovettori, queste due frecce nere sono i due autovettori, quindi sono 1, 0 e 1, meno 1, quindi sono due direzioni nello spazio delle fasi, in Rn, questa è R2, ok? E poi ho fatto dei puntini rossi. Quello che voglio capire, sulla base di quello che abbiamo appena dimostrato, se io, cercate quindi se riuscite a fare proprio il disegno, se io parto con x con 0 uguale a 1 meno 1, cioè questo pallino rosso, la sua evoluzione libera è data da questa cosa complicata, oppure la sua evoluzione libera è data da che cosa? Guardate, l'evoluzione lungo gli autovettori. Posso scrivere x con 0 come combinazione lineare dei due autovettori. Guardate, in questo caso è proprio un autovettore x con 0, va bene? Quindi so che l'alto non viene proprio eccitato, l'altro modo, e so che ce n'è uno solo. Posso disegnare quale sarà il percorso della mia evoluzione libera? Allora, la mia evoluzione libera, in questo caso, in questo vettore qua, v con 2, sarà elevata a meno 2t per v con 2. Per il primo pallino rosso sarà elevato a meno 2t per v con 2. Per cui cosa succede? Che v con 2 è costante, questa è una funzione scalare del tempo che decresce a 0 e quindi non altera la direzione. Quindi per quanto riguarda l'evoluzione libera del primo caso, io posso dire che da qui io vado a 0 seguendo quel segmento. Non ho sovrelungazioni, non posso spostarmi, può cambiare solamente il modulo di v con 2 che sta andando a 0. Ok? Allora, con questo ragionamento cercate, se potete, di disegnare i percorsi, qualcuno li chiama anche traiettoria, però in robotica vedremo che per noi traiettoria è diverso rispetto a percorso, di queste 5 evoluzioni libere. Disegnato io perché è quello che vi ho appena detto, no? Parto da qui, elevato a meno 2t per v con 1, significa, ho messo anche la freccia con il tempo crescente, sta andando a 0.
quindi per t che vale infinito vale zero. Ok? Cercate voi di disegnare gli altri casi. Anzi, fate qualche linea, se no non ce ne andiamo più oggi. C'è ancora... Allora, io qua non ho fatto niente, ho semplicemente riscritto quello che ci siamo detti fino adesso, cioè l'evoluzione libera è una combinazione lineare di che cosa? Beh,
evoluzioni lungo gli autovettori, per cui 1, 0 associato autovalore meno 1 con un certo coefficiente, ora capiamo chi è questo coefficiente, più meno 2 l'altro autovalore, questo l'autovettore corrispondente e coefficiente. Quando io parto con condizioni iniziali pari a 1 meno 1, vuol dire che io ho preso esattamente questa come condizione iniziale. La combinazione lineare è alfa 1 uguale a 0, alfa 2 uguale a 1. Ok? Quindi sto eccitando solamente la dinamica associata all'autovalore meno 2 e quindi, come ci siamo appena detti, il mio percorso è proprio un segmento, proprio geometricamente un segmento, non posso uscire da là. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Se parto da qua, beh, la situazione è la stessa, no? Perché ho eccitato solamente meno t. Questo non è tarato nel tempo, perché meno t e meno 2t vanno a zero con velocità diverse, però qua non c'è il tempo, per cui anche questo è un segmento. Qualcuno ha già fatto anche questo, e cosa a questo punto qui, coordinate meno 1, 1, che cosa cambia? Niente, nel senso che... L'opposto dell'altro vettore. Sì, è sempre la direzione è quella. Cioè, il coefficiente alfa non sarà 1, sarà meno 1, però il ragionamento è lo stesso e facciamo. Gli altri due ho due coefficienti, questo punto e questo, ho due coefficienti diversi da 0 o da 1, non me li voglio neanche calcolare, non mi interessa. Facciamo qualitativo e ora vi faccio vedere numericamente cosa è venuto fuori. Cosa posso dire? Ci sono due esponenziali, ci sono due vettori che stanno, diciamo, convergendo. Non mi aspetto un percorso troppo barocco, mi aspetto qualcosa che sia dolce, lo potrei anche calcolare, diciamo, geometricamente. L'unica considerazione che vi posso chiedere adesso, e poi vediamo quantitativamente come viene fuori il percorso, poiché io ho delle costanti di tempo associate, le costanti di tempo le rivedremo mercoledì prossimo, però ho delle funzioni che stanno andando a zero, una delle due va a zero più velocemente dell'altra, va bene? Per cui io ho questi due vettori, qual è quello che va a zero più velocemente? Meno 2. Quindi quando il mio percorso arriva, diciamo, a zero, comunque uno dei due si estingue prima dell'altro. Per cui io so che alla fine devo diventare parallelo al più lento, quello dominante. Ok? Vediamo se questa cosa è vera. È vera. Cioè, guardate il disegno. Le due curve, sono tutti segmenti tranne queste due curve qua, vedete che alla fine diventano paralleli al più lento. Perché alla fine questo numericamente è andato a zero e questo è ancora diverso da zero. Ok? Questo è un po' particolare perché ho messo un autovalore nullo, quindi e elevato a 0 t è sempre 1 e quindi alla fine l'evoluzione libera di questo sistema non va a 0 ma va ad una costante. E poi una coppia complessa coniugata, nello spazio delle fasi è una spirale, che è proprio una spirale, quella che disegneremo facendo la spirale. Nell'ambito della linearità, le orbite, percorsi o traiettorie sono queste, non potete avere cose strane. Sistemi dinamici non lineari, come quelli caotici, hanno delle orbite molto più divertenti. Adesso è da tempo che, diciamo, Windows 3.1 non esiste più, ma c'era un salvaschermo in cui voi, in cui lui, diciamo, faceva andare un
una simulazione di un sistema dinamico non lineare e disegnava lo spazio delle fasi e faceva in continuazione così. Non so se vi è mai capitato di vedere qualcosa del genere, non usciva mai da una regione di volume, ma non raggiungeva mai un regime permanente, niente, era il cosiddetto, diciamo, spazio di fasi, sistema dinamico caotico, che non studiamo perché sono abbastanza complessi. Va bene? Questo è un link, ce ne stanno tanti su internet, ci sono un po' di link per giocare e avere un po' di interpretazione di cosa sono gli autovalori di vettore. Allora ragazzi, noi martedì prossimo facciamo esercitazione, facciamo un po' di matrici di transizione dello stato, poi mercoledì mattina finiamo con l'analisi modale tempo discreto, siccome sarà molto simile a questa. Facciamo anche un po' di ripetizione sulle costanti di tempo e poi, come vi ho detto, analisi modale, facciamo degli esercizi analisi 1, cioè disegniamo proprio tutte quante le funzioni in modi naturali e vediamo se siamo in grado di farlo. Da mercoledì pomeriggio invece cominciamo a divertirci con degli argomenti che sono sono totalmente nuovi per voi e fanno parte proprio di quello che è l'aspetto più interessante dei sistemi dinamici di spazio di stato, e sono le proprietà strutturali, raggiungibilità e osservabilità e decomposizione in forma di calma. Va bene? Domande su quello che abbiamo visto oggi? E allora ci vediamo martedì prossimo.